Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Seguitemi nel tutorial. Ma prima vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Twitter e di unirvi anche al gruppo Telegram del canale. Lampadina a luce posteriore bruciata e adesso vediamo come sostituirla. Ovviamente rimuoviamo le due viti con un cacciavite e togliamo la protezione in plastica. Rimuoviamo anche la plastica rifrangente e così possiamo accedere alla lampadina. In questo caso era bruciata solo la parte che riguardava la luce di posizione, mentre quella degli stop funzionava. E la rimuoviamo semplicemente ruotandola in senso antiorario. Ne prendiamo una nuova e la andiamo a rimettere ovviamente nel senso orario. Testiamo il funzionamento prima di rimontare il tutto. Un consiglio che mi sento di dare è quello di toccare il meno possibile la lampadina a mani nude e ovviamente di maneggiare il tutto con la maggiore cautela possibile. È un'operazione molto semplice da eseguire, ma ovviamente bisogna sapere come eseguirla. Ovviamente il video potrebbe sembrare inutile per i più esperti, ma per i meno esperti penso sia utile sapere come procedere. E quindi tutto qui. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.